Ciao ragazzi, benvenuti. In questo video vi farò sentire le potenzialità delle scene e dei modificatori in Fractal X8. Sono passato al digitale qualche anno fa e ho acquistato un camper dopo aver testato con un po' d'HD500 il digitale totale e quindi aver capito che poteva essere la mia strada. Con camper mi sono trovato molto bene. Ma ultimamente ho deciso di restringere ulteriormente il mio rig, portando una cosa molto più pratica come una pedaliera, e ho scelto Fractal X8. Con Fractal X8 c'è un tema molto caldo, che è quello dell'utilizzo della CPU e della RAM. Insomma, non puoi fare suoni troppo carichi di effetti, perché sennò la pedaliera va un po' in sofferenza. E quindi è necessario sfruttare alcune figate che ti mette a disposizione Fractal per ridurre al minimo questo carico della CPU. Anche senza fare patch troppo cariche, il solo cambio dell'amplificatore tra un preset e un altro potrebbe indurre dei piccoli buchi nel cambio suono. E per evitare questo, quindi, io che cosa ho fatto? Ho scelto un preset, ci ho caricato un amplificatore e all'interno di quel preset ho usato le scene. Le scene sono diverse fotografie dello stesso preset, quindi praticamente all'interno dello stesso preset, senza cambiare amplificatore, te puoi avere una varietà molto ampia di suoni diversi. Ora vi farò sentire quattro suoni: un clean, un crunch, un distorto e un lead. Il clean è un Vox AC30, una patch liscia, l'ho fatta io, molto semplice, con un po' di riverbero. Per ottenere il crunch, cosa ho fatto? Ho acceso il boost, cioè il pulsante di boost nell'amplificatore virtuale in AX8. E viene fuori un bel suono sugoso di quel Vox AC30, tipo un po' tipo il top boost, sapete? E per ottenere il distorto, che cosa ho fatto? Ho acceso un RAT davanti all'amplificatore e ho ottenuto un bel suonazzo distorto. In una quarta scena ho tenuto acceso il RAT, con il modificatore ho aumentato leggermente il gain del RAT, ho aumentato leggermente il volume dell'amplificatore e acceso un delay. Praticamente io, senza cambiare mai patch, ma cambiando scena all'interno della stessa patch, riesco ad avere quattro suoni e ora ve li faccio sentire. L'audio che sentirete è registrato in diretta dalla X8 in Cubase senza nessun post-processing. I cambi suono li farò lasciando una coda che va, così potrete sentire che non c'è nessun buco nel cambio di suono. Se vi è piaciuto questo video e l'avete trovato interessante, mettetemi un mi piace, seguite il mio canale perché farò altri video di tipo divulgativo. Insomma, mi piace di più parlare di come utilizzo il rig e di cosa si può fare con la varia strumentazione che mi passa per le mani, piuttosto che suonare. Ci sono tanti chitarristi molto più bravi di me in giro per YouTube. Ragazzi, vi saluto e grazie della visione.